Beh, l'incontro odierno con la città metropolitana suggella un rapporto di scambio, amicizia e cooperazione col Vietnam che ha radici piuttosto antiche. Diciamo che dagli anni Ottanta esistono a Torino una serie di organismi rivolti allo scambio, alla cooperazione con il Vietnam, soprattutto in campo scientifico-culturale. Poi nel 96 è nata la Camera di Commercio Mista, che è una camera di commercio, diciamo che è l'ente che promuove lo scambio economico col Vietnam, sicuramente più longevo nel nostro paese. Nel 2009 è stato creato questo consolato, il governo vietnamita ci ha riconosciuto un consolato che opera in vari ambiti, non ultimo quello dello scambio anche turistico, della promozione turistica, perché il Vietnam è anche un paese bellissimo da visitare. Questa delegazione, guidata dal vice sindaco di città Ho Chi Minh, viene a Torino perché, come forse saprete, Torino è legata da un patto di amicizia con città Ho Chi Minh siglato nel 2015, e quindi questo è un tassello importante, anche perché il 2018 è l'anno in cui si celebrano i 45 anni delle relazioni diplomatiche Italia-Vietnam, dunque un'occasione propizia.